No, okay. Ciao Jonathan, prima natalizio non sarà facile, ma bisogna farsi un regalo mercoledì. Sì, dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti che sono fondamentali, soprattutto con Catania che siamo uno scontro diretto, quindi con la partita di ieri che potevamo portare a casa tre punti, non portare solo un punto, quindi questa partita è fondamentale per noi per andare avanti. Quindi l'azione del rigore che ha portato il gol del vantaggio è stata travolgente, no? Una delle migliori che ricordiamo da quando sei al Parma. Te l'aspettavi il rigore o avevi paura che l'arbitro potesse non dare? Come rigore? No, ma sono andato lì e poi mi aveva già toccato una prima volta, però non ero caduto, poi mi ha toccato la seconda volta e sono caduto anche per stanchezza, tutto, quindi comunque me l'aspettavo che lo dasse, ero sicuro. Mi aspettavo anche sul secondo, però sul secondo non ce l'ha dato, quindi ci può stare e noi andiamo così. Quanto hai avuto paura di perdere quella partita lì? Perché a un certo punto sembrava persa. Sì, infatti dopo il 3-1 sembrava persa, però siamo guardati, abbiamo detto che potevamo farcela, abbiamo fatto tutto, poi su 3-2 ci abbiamo creduto ancora di più e per fortuna è arrivato il gol di Galoppa, un bellissimo gol che ci ha potuto almeno portare a casa un punto. Come te lo sei spiegato questo calo che avete avuto voi nel secondo tempo? Secondo te è stata più una questione psicologica che fisica? O fisica? Penso che sia stata una questione psicologica, perché comunque dopo abbiamo finito la partita bene, abbiamo spinto fino alla fine, quindi non penso che con le gambe eravamo morti, penso che sia stata un po' di leggerezza, diciamo, e non siamo rientrati concentrati e abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari. Avete fatto un po' arrabbiare anche i tifosi, vi hanno un po' contestato. Ci hanno contestato su 3-1, perché comunque abbiamo preso, siamo rientrati che vincevamo, abbiamo preso tre gol uno dietro l'altro, quindi i fischi ci possono stare in questi momenti, però la squadra ha dato tutto e ha portato almeno un punto a casa e ha fatto vedere che comunque ha reagito dopo i due gol presi. Ora c'è il Catania anche, ieri ha vinto il derby, sarà carichissimo. Come te la immagini questa partita e cosa temi di più della squadra di Montella? È una squadra in forma, quindi noi dobbiamo stare attenti. Sono molto bravi davanti, quindi dobbiamo stare attenti a quelli che giocano davanti. E comunque siamo sempre in casa, quindi noi dobbiamo fare punti davanti ai nostri tifosi e portare a casa i tre punti. Che viene meglio attaccante o centrocampista laterale? Io non ho problemi dove mettere il mister, mi faccio quello che devo fare per la squadra e se posso aiutare sia da punta che da esterno faccio quello che devo fare e basta. Per rinsaldare il rapporto con i tifosi ci vuole un risultato positivo o non basta neanche questo, visto che dopo la rimonta lo stesso c'era stato qualche fischio di troppo forse? Ma è chiaro che quando vince è sempre tutto più facile, quindi penso che con una vittoria i tifosi saranno contenti e speriamo che ci vengano a darci una mano con il Catania, che comunque ne abbiamo bisogno, perché è una partita fondamentale per noi. Jonathan, come ti vedi nei panni del fulmine nero dei supereroi? Quando me l'ha portato nella mente mi è piaciuto subito, infatti gli ho chiesto se me lo poteva dare subito e mi ha detto che comunque ce l'aveva già regalato in uno spogliatoio. Una bella cosa, anche questa beneficenza è una bella cosa, quindi fa piacere venire qua a salutare un po' di gente e fare qualche firma. Ecco, approfitto che c'è qua anche Marco Marchi per chiedergli come è nata questa iniziativa del calendario crociato dei supereroi. Innanzitutto grazie Jonathan di essere qua oggi. I supereroi nascono per aiutare il progetto Parma Football School a raccontare il calcio in modo diverso. Sapete bene che i supereroi nei sogni dei bambini, rappresentano un sogno da imitare e qualcosa da raggiungere. I giocatori sono già qualcosa di importante per loro, ma trasformati da supereroi ci aiuteranno a dimostrare a questi ragazzi come è facile sognare e come ma il sogno è quello giusto, quello di diventare grandi e imparare a giocare a calcio, non solo quello delle illusioni e delle aspettative sbagliate. Oggi i supereroi sono qui al Centro Torri, speriamo di aiutare questa bella iniziativa della Croce Rossa per comprare Charlie, questo caravan che servirà a molte famiglie in momenti di sfortuna o di disgrazia, quindi i supereroi sono anche questo, se vedete nell'energia il fair play, l'aiuto, il benessere sono al 100% nei nostri giocatori e credo che siano sempre un esempio di
importante per tutti noi quello che quotidianamente ci danno questi ragazzi. Grazie.